tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi è successa una roba nello shop che non ho ancora osato fare, anche se ero lì lì per farlo, ma ho detto no, facciamola insieme ai ragazzi in modo da farci le grasse risate assieme. E quindi Jabriri, per chi possa aver capito il mio Jabriri Electrify, c'è una roba molto molto interessante nello shop, amici miei. Guardatelo lì, guardatelo lì, c'è il signore elettrico, c'è il signore elettrico, possibile anche l'acquisto, 40.000. direi che, essendo una delle due carte che mi mancano per completare la collezione, non posso non andare ad acquistarlo. E tra l'altro, come ho detto già, allora, innanzitutto penso di aver fatto a febbraio un video sulla ricerca del mago elettrico, quindi è proprio da quando è uscito che io lo voglio avere. Mi è passato una volta nello shop, non avevo i soldi, questa è la seconda volta, non me la faccio scappare, anche perché io sto farmando un pochettino di grano per portare lo grader all'11, ma direi che è ancora abbastanza lunga la traversata, mancano ancora 500 grader, posso tranquillamente permettermi di acquistarlo. Ma prima di andare dentro, andiamo a fare una partitina. Siamo veramente molto molto bassi in queste settimane, ragazzi, non riesco a capacitarmi, perché 3.938 dopo aver raggiunto i 4.005. siamo contro Vai dei King's Landing, ciao, e vediamo subito la nostra apertura con un mini pekka. Molto bene, mettiamo davanti anche il golem del ghiaccio, protezione del mini pekka, non ce la fa, lui tira un super bar e lo andiamo a zapicchiare, e poi andiamo cattivi, il mini ragazzi non ce la fa, potentissimo il goblin cerbottaniere che riesce ad evitare l'attacco del mini pekka, non è così ovviamente per l'ogrider, che avrebbe potuto fare un pochettino meglio, ma invece si limita solamente a dare un colpo. Mini pekka nuovamente sul suo goblin cerbottaniere, vediamo come risponderà lui con una gang, lasciamola pure passare, avrei dovuto evitare, quindi andiamo ad evitare ancora un po' di danni con tronco e moschettiere, siamo sostanzialmente scoperti, ma aspettiamo un attimino di ricaricare il mana, facciamo pure entrare il moschettiere, poi gli partiamo da qualche parte con lo grider, invece no, tiriamo una bella palla. Wow, what's happened, super super, andiamo a spostarli un attimino quei due luridoni, serve che le torri si diano un po' da fare, il primo lo tirano giù, il secondo lo danneggiano non così tanto, e purtroppo lui riesce a colpire senza pietà la mia torre in basso a sinistra, portandola addirittura a 1185. Voglio farvi notare livello 12 il nostro amico Vai, quindi aspettiamo un attimo l'ingresso dei suoi scheletrini, di nuovo la gang di goblin, mettiamo un moschettiere, anche se subiamo danni non fa niente, andiamo a tirare il tronco appunto di qua per proteggerci, e direi che la partenza dello grider è assolutamente necessaria. Pronta così la scintillozza, andiamo a scintillare un attimino sia i cosi che il coso, non so se avete capito, suppongo proprio di sì, andiamo ancora ad evitare un attimino che si possa fare male, e via con il tronco che tira giù anche un po' di gang, vediamo se il moschettiere evita che ce la fa, e invece purtroppo va giù così la torre, incredibile l'attacco di gang di goblin, barile e barbari scelti, questo però mi dà la possibilità di avere mana pieno e quindi lanciare uno grider che non mi dà nessun problema, andiamo a sparare anche una palla di fuego e vediamo se riusciamo a danneggiare pesantemente. Sembrerebbe proprio di no. Allora a questo punto lasciamo pure entrare il barile, noi ci portiamo la torre a portata di fireball, va bene così, andiamo a... oh, gli scheletrini, ho sbagliato, va bene, ok, andiamo a zappare un attimino, grandi danni pesanti sulla nostra torre, direi molto pesanti ragazzi, incredibile il super attacco. Ok, barbaroni li aspettavamo, e ovviamente ho sbagliato perché avrei dovuto giocare la palla di fuoco di là, quindi mi sono già bruciacchiato la mia partita, lurida schifosa maledizione, maledizione, e anche grande
Maledizione, porca miseria, sto giocando veramente male in questo periodo, ragazzi. Non riesco a capire perché non mi entrano le carte. Probabilmente, come già dite voi, l'eccessivo uso di mana non mi consente una buona azione contrattacco o comunque counterata. Riproviamo a fare la seconda e poi andiamo a comprarci il maghino elettrichino contro Becerro dei Mac, anche lui a livello... cioè lui a livello 10, anche lui a 3907 coppe. Apriamo con il gigante, con il golem del ghiaccio, mette un moschettiere. Allora andiamo a pallafuocaglio, un moschettiere a livello 10, ragazzi, incredibile. Livello 10 con moschettiere al 10, mettiamo anche gli scheletrini, lui gioca un po' di arcieri. E allora a questo punto direi moschettiere mio giocato qua e domatore di cinghiali. Moschettiere elimina il suo moschino, perfetto così, vediamo un po' cosa mette lui. Gioca un sacco di truppe, lasciamo pure entrare Log Rider e aspettiamo che la sua Valchiriozza venga colpita bene così. Andiamo a troncheggiare il suo barile in modo da non subire danni. Lui gioca una poison, forse pensava che io avrei giocato degli scheletrini o cose del genere. Direi di aspettare ancora un attimino, purtroppo non possiamo giocare Log Rider. 2526 la mia torre in basso a sinistra, 2437 la sua in alto a sinistra, 2510 la sua in alto a destra. Quindi proviamo la riapertura con il moschettiere, vediamo un po' di concentrazione, sarebbe veramente necessaria. Lui spara il super razzone, io sparo il super Log Rider e addirittura preparo una palla di fuoco che si rivela efficace, allontana la Valchiria, dà la possibilità al Log Rider di tirare qualche legnata in più. Vediamo se arriva l'ultima, purtroppo no. Quindi aspettiamo ancora che lui tirerà il tronco. Mettiamo il mini pack, ha giocato un pochettino più centrale, bene così, che va a colpire la Valchiria e insieme alla torre danneggiano pesantemente, ragazzi. Molto bene, non lo salviamo, lo lasciamo passare. Lui gioca gli arcieri, va bene così, va bene così. Arcieri a livello 12, da notare, lasciamo un attimo che l'arciere entri per piazzare in questo momento il golem del ghiaccio, prepararsi alla ripartenza. Vediamo se va, vediamo se va. Niente, lui ha il moschettiere al 10, lasciamo passare allora anche lui. Intanto ci aiutiamo con il mio moschettiere, che purtroppo viene colpito dal suo coso. Io sparo una palla de fuego che va contro il cavaliere, lo sposta, dà la possibilità allo glider di tirare giù la torre. 1338, molto molto bene. Lui dovrebbe essere abbastanza scarico con il mana, fa il double barrel, la cosa non mi preoccupa. Uno glielo tronchiamo, uno glielo zappiamo, ma purtroppo la torre non ha loccato in maniera corretta, quindi sono costretto a spingere fortissimo sulla sua torre centrale. Vediamo se lui ci casca. Wow, wow, tira il razzone, cosa che secondo me avrebbe dovuto evitare di fare. E a questo punto andiamo in difesa, non può giocare un altro razzone. Che cosa vuole fare? Non riesco a capire. Palla di fuoco sulle sue truppe di là, tronco, sì, quindi 6 secondi, non ce l'hai il razzo, come puoi vincere? 2 1, riusciamo per il rotto della cuffia, ragazzi, a portarci a casa il risultato. Di certo non possiamo essere contenti di aver vinto così, però c'è chi vince e c'è chi perde. Quindi ragazzi, mamma mia, non riesco, chiudimelo, non riesco a vedere 3937, non ce la faccio. Andiamo ad aprire prima, andiamo a dare un po' di Xuder Royal ai nostri compagni di squadra, anzi al nostro compagno di squadra è God, è God 2 che ha due profili, non so bene perché glielo lasciamo dentro, però va bene così. Andiamo ad aprire il bauletto omaggio, uno dei due del chest di oggi, 94 di gold, 11 arcieri e 2 per 3 moschettieri, niente di interessante. Vediamo l'argentino che cosa ci regala, 85 di gold, un razzone e 12 sgherri, assolutamente ininfluente, ragazzi, ma siamo arrivati, siamo arrivati al momento, quello wow, quello su coso, quello wow. Andiamo a comprarci, ragazzi, lo stregone elettrico, 40.000 appena spesi così, ma nella nostra collezione, se lo troviamo, arriva finalmente lo stregone elettrico. Mi manca solo la strega notturna e direi che quasi quasi tolgo il golem del ghiaccio e ci caccio dentro. Mamma, non vedevo l'ora di giocare lo stregone elettrico con lo Grider al 10. Adesso le prendo come se fossi il sacco di un pugile. Però comunque abbiamo lo stregone elettrico. Electricity, electrify. Moschettiere sulla sinistra, vediamo anche lui, stessa mossa, speculare. Moschettiere alla sua sinistra,
Beh, io lo pallafuoco, esattamente, anche io sono d'accordo. Pallafuoco anche per me, vediamo se riusciamo a cacciare davanti un Hog Rider. Lui sarebbe costretto a giocare una truppa sul mio moschettiere se vuole preservarlo. Invece gioca il boscaiolo, andiamo a zappare un attimino. Peccato, la zap non si rivela efficace come doveva essere. Comunque, 2270 la sua torre, avrei potuto risparmiarmi tranquillamente quella zap, ma ce l'ho lì, ragazzi, ce l'ho lì. Zap, lo mettiamo giù adesso. Wow, sbrighiamoci. Dov'è l'Hog Rider? Presto, lui gioca ancora il moschettiere, ma non posso fermarmi davanti l'Hog Rider. Bellissima la sua palla di fuoco, eccezionale ragazzi, eccezionale, ottima giocata, mi ha completamente distrutto il mio attacco. E adesso sono grandi dolori, perché lui partirà sicuramente con qualcosa di cattivo, io devo rispondere con qualcosa di leggero, mentre danneggia la mia torre il moschettiere. Va bene subire un paio di colpi, bene così. Wow! Royal Giant al 13, fermi tutti ragazzi, non posso tirare la palla di fuoco, sarebbe mana troppo sprecato. Ripartiamo da dietro con lo stregone elettrico, vediamo se fa il suo sporco lavoro. Lui ha la palla di fuoco, niente, bene che me la sono tenuta, la palla di fuoco elimina tutti i suoi sgherri. Eccolo qua ragazzi, il gigante Royal, la potenza del gigante Royal che ferma in una maniera incredibile il suo attacco. Purtroppo subisce i colpi del moschettiere, lasciamolo ancora entrare il moschettiere, va bene, lasciamolo entrare. 1154, sono quasi pronto, lui se vuole deve giocare l'estrattore, non so se l'ha giocato, no, gioca il royale, quindi la nostra partenza potrebbe essere buona, andiamo a tirare la palla di fuoco sugli sgherri, sì che lo tiriamo via, bene così, che è rimasto fermo il moschettiere sul ponte, però purtroppo c'è il boscaiolo. Andiamo ancora con il mago elettrico, secondo boscaiolo specchiato per lui, mini pecca e scheletrini che vanno a colpire il Royal. Purtroppo non riescono a tirarlo giù, ragazzi, incredibile, 32 secondi dalla fine, potentissimo il suo attacco. Andiamo così, vai Hog Rider, bene così, giù anche per me la torre, di nuovo pecca sul suo gigante Royal, lui metterà gli sgherri, io sono pronto con il mago elettrico, no, non so bene cosa abbia giocato, credo un boscaiolo, scheletrini sul suo moschettiere, vediamo di tranquillizzare un attimo le acque e ripartire quasi, no, mi fermo, aspetto il suo Royal centrale, invece non c'è, porca lurida, che porcheria che ho fatto, vediamo se il moschettiere invece si rivela una buona giocata. Wow, mago elettrico, bene così, che lo metto, salva addirittura il moschettiere dietro con gli scheletrini. Serve l'Hog Rider, niente, lasciamo il mago elettrico che fa un po' di danni, mettiamo il moschettiere dietro per colpire il suo boscaiolo, è pronto anche il mini pack eventualmente a colpire il gigante Royal che mette proprio dove pensavo io. Carichiamo il mana e adesso partiamo, fermo. Avanti così, l'Hog Rider è partito, riesce a tirare purtroppo solamente una legnata, ma questo è tutto calcolato perché adesso il mago elettrico fa male, gioca il moschettiere centrale che dovrebbe andare sul suo moschettiere anche se subisce i colpi della torre. Bellissimo il retarget, guardate il doppio Moskvich, ragazzi, no, ho tirato un tronco assolutamente sbagliatissimo, ma era tutto per deviare, bene così, andiamo a zappare un attimo. 4.85 ragazzi, siamo lì. Mago elettrico, scheletrini, dobbiamo in qualche modo fermare. Andiamo a pareggiare. Ero galvanizzato, non mi sono neanche reso conto di essere già nel sudden death. Bene ragazzi, bene. Direi che comunque questo mago elettrico, mamma mia, se vincessi, guarda, vi dico di già che se dovessi vincere un po' di soldi nella sfida strategica, porco giù, da 80.000 li spendo, lo possiamo vincere? Posso vincere 80.000? 24, 36, 42, no, non è possibile vincere 80.000, quindi ci terremo il deck momentaneamente con il mago elettrico all'1. Beh ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo, se la trovo tra l'altro, dove l'ho messa? Le cose importanti, prendiamo quell'altra, la campanella ragazzi da attivare sul mio canale YouTube, e altre due robette veloci, la prima è di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani al prossimo video, ciao!